gentili amici e benvenuti ad un nuovo appuntamento di chirurgia e medicina, prevenzione, diagnosi e terapia, l'appuntamento settimanale che vede protagonista la medicina e soprattutto l'analisi, lo scandaglio preciso di quelle che sono le patologie mediche più diffuse. E lo facciamo attraverso l'ausilio, chiaramente, del dottore Alfio Cinardi. Buonasera. Buona dottore, buonasera. Grazie ancora per essere con noi e per illuminarci appunto su quelle che sono le dinamiche mediche che spesso e volentieri ci vedono protagonisti. Oggi affrontiamo un tema molto molto caro in effetti in generale alla comunità umana, parlo esattamente delle peritoniti. Allora, la peritonite altro non è che una infiammazione della sierosa che riveste i visceri e la cavità peritoneale, generalmente dovuta ad una infiammazione batterica. Fra le cause maggiori di questa infiammazione batterica appunto la perforazione interna del tratto gastrointestinale. Ora, io ho fatto questo discorso preambolico, ma chiaramente dottore ci spieghi meglio in che cosa consistano queste peritoniti. Per peritonite si intende un'infiammazione della cavità peritoneale e in genere causata da un'invasione batterica, raramente virale. Che cos'è la cavità peritoneale? Praticamente è una specie di sacco in cui sono contenuti diversi organi addominali, per cui divide questo sacco, la cavità addominale la divide in cavità peritoneale e cavità retroperitoneale. Alcuni organi sono dentro questo sacco, quindi nella cavità peritoneale. E abbiamo la regione cardiale dell'esofago, quindi la parte terminale dell'esofago, lo stomaco, il duodeno, il tenue, il colon per intero, il fegato e le vie biliari, la milza, il pancreas, anzi la faccia posteriore del pancreas, le tube nella donna, l'ovaio e l'utero, la faccia anteriore dell'utero. Quindi tutti questi organi sono compresi in questo sacco, che appunto che è detta la cavità peritoneale. Lei ci ha un attimo spiegato che cosa sia la cavità peritoneale e a questo punto le chiedo anche, esistono diversi tipi di peritonite? Certo. E chiaramente ci sono anche diverse cause. Certo. Abbiamo la peritonite che intanto può essere circoscritta o diffusa e questo dipende dall'estensione della malattia, nel grado in cui siamo arrivati quando l'abbiamo diagnosticata e l'abbiamo trattata chirurgicamente. Quindi circoscritta quando interessa parte, la zona dove ha origine la causa, quindi se siamo una peritonite dovuta ad un'appendicite acuta perforata e la fossa iliaca destra, quindi è quel tratto interessato. Oppure la cavità peritoneale può essere interessata totalmente, quando già tutto il pus che è uscito, quindi il materiale che determina l'infiammazione, si è diffuso in tutta la cavità peritoneale, quindi circoscritta e diffusa. Poi abbiamo una peritonite primitiva e una peritonite secondaria. La peritonite primitiva in realtà è rarissima e in genere è sine causa, senza nessuna causa apparente. Nell'adulto, specialmente nell'adulto, si trova nei pazienti malati di fegato, di cirrosi, e si riscontra questa cosa, si opera e poi non troviamo la causa, probabilmente dovuta a una diffusione di batteri dal fegato. Nel neonato o nel bambino può succedere, ho premesso che è rarissima e quindi si riscontra molto molto raramente in termini percentuali, un caso ogni milione di peritonite. In genere le peritonite sono secondarie, come giustamente ha detto lei, a una propagazione della malattia batterica attraverso il tubo intestinale, perché evidentemente nel tubo intestinale, nel tubo gastroenterico ci sono dei batteri con gli alimenti, con la digestione, eccetera. Se questo tubo si perfora in questa cavità peritoneale si ha diffusione di questi batteri e quindi significa diffusione della malattia. E in genere si ha per propagazione da un focolaio addominale, abbiamo un'appendicite acuta, una colecistite acuta, le patologie sono diverse, un'ileite, pancreatite, diverticolite, ascesso epatico, ascesso splenico, salpingite e così di seguito. Può essere anche una perforazione sempre spontanea di un viscero addominale, in quel caso era solo infiammazione, in questo caso è perforazione, quindi la peritonite è più di entità ancora più rilevante dal punto di vista prognostico. Se si perfora appunto un appendice, una colecisti, l'ulcera gastrica o l'ulcera duodenale, quindi si ha fuoriuscita di materiale che normalmente sta dentro la cavità
gastrica e poi fuoriesce in questo sacco e diffonde la malattia in tutta la cavità, la cavità peritoneale, diverticolo duodenale, del colon e così di seguito. Può essere dovuto anche a un'ischemia con evoluzione gangrenosa, per esempio un'ernia strozzata, che si perdura, il paziente non arriva presto nei pronti soccorsi, per cui la diagnosi non viene fatta in termini di tempo, un tempo accettabile, l'ansa che è strozzata va in necrosi e quindi si ha un'evoluzione gangrenosa, un infarto intestinale in seguito a fibrillazione atriale, un volvolo, cioè che l'intestino si gira sul proprio asse, per cui va in necrosi, non arrivando più il sangue va in necrosi. Oppure può essere anche post-traumatica, dopo un trauma, contusione dei visceri, una ferita penetrante da arma bianca, evidentemente uno scoppio di viscere cavo e così di seguito. Può essere anche iatrogena. Oppure post-operatoria, dicevamo precedentemente in un incontro precedente a proposito dei tumori del colon destro, una volta tolto il pezzo evidentemente l'intestino si deve ricanalizzare, ecco, è importante la ricanalizzazione, nella fase della ricanalizzazione che i mongoni intestinali evidentemente si attaccano bene, cicatrizzano bene, se no si possono avere delle deiscenze e quindi delle peritonite, perché il contenuto intestinale passa in peritoneo. E che cosa succede evidentemente? Io vorrei anche sapere, perché solo come lei sa fare, ha stigmatizzato quasi pittoricamente quello che succede nella cavità peritoneale, poi anche inevitabilmente mi chiedo, nell'organismo ci sono dei riverberi, ci sono come dire, anche delle problematiche o dei rischi per il paziente? Certo, perché io ho inizialmente, per inquadrare la peritonite primaria e secondaria particolarmente data la frequenza, ho parlato di una situazione di ciò che avviene localmente nella cavità peritoneale, però evidentemente questa infiammazione della cavità peritoneale ha delle ripercussioni anche a livello generale, infatti si può avere un'ipovolemia, cioè un abbassamento della pressione e la sepsi. L'ipovolemia in genere è dovuta al fatto che si ha perdita di liquidi, cosiddetto terzo spazio, a livello sempre della cavità peritoneale oppure a livello del tubo gastroenterico, per cui c'è questo furto di liquidi che sono presi dal sangue, per cui si abbassa la pressione. Oppure l'infiammazione data dai batteri, le tossine emesse dai batteri vengono diffuse in tutto l'organismo, per cui si hanno delle ripercussioni a livello vascolare e si può arrivare anche allo shock. L'unione dell'ipovolemia, cioè della diminuzione di pressione e della sepsi, interessa pure gli altri organi, i polmoni, l'apparato cardiovascolare, con riduzione della contrattilità il muscolo non si contrae in modo efficace per queste tossine che entrano nel circolo e quindi anche nel muscolo cardiaco. A livello dell'apparato urinario evidentemente si ha una riduzione della diuresi, quindi la filtrazione diminuisce e il paziente urina poco, è molto concentrato, quindi con tossine molto abbondanti. Quindi se questo quadro, in questa evoluzione che abbiamo detto, a partire dall'origine, quindi della cavità peritoneale, con l'interessamento anche di ordine generale di altri organi, si può arrivare a delle sindrome, che in americano sono chiamate ARDS, quindi insufficienza di stress respiratorio, quindi dell'apparato respiratorio, oppure GID a livello ematologico con intravascolare praticamente disseminate, cioè a livello dei vasi il sangue non coagula bene, si hanno delle emorragie, fino ad arrivare alla MOF e l'insufficienza multiorgan failure, quindi l'insufficienza multiorgan. E quindi se non è presa a tempo, si può arrivare evidentemente a delle conseguenze gravi. E mi chiedo, un po' ha accennato in effetti poc'anzi, però ci sono dei sintomi precisi? Certo, il paziente che ha una perforazione, infiammazione di un organo oppure una perforazione di un organo, subito c'è il dolore, che è un dolore effettivamente di un'entità molto rilevante, e quindi il dolore addominale, l'addome evidentemente è una specie di protezione, i muscoli dell'addome si contraggono, per cui quando si fa la visita e si mette la mano
per fare la visita addominale, praticamente si ha la sensazione di toccare non muscoli, ma di toccare, si chiama addome a tavola, proprio di toccare qualcosa di duro, una tavola. E l'alveo chiuso a fece gas significa che non emette, non va di corpo e non manda neppure aria, oppure anche dei sindromi neurovegetativi dati dal dolore, cioè il vomito, nausea e conseguentemente vomito. E come manifestazione generale, quindi, di questa infezione di una certa entità è la febbre, che può essere anche altissima, 39, 39 e mezzo, quindi di una certa entità evidentemente. Infatti, come manifestazione generale abbiamo la febbre, la riduzione, l'oliguria, cioè la riduzione della diuresi, la disidratazione e lo shock. Quindi sintomi piuttosto chiari ed evidenti. Chiari ed evidenti. Ma come si fa la diagnosi? Partiamo da perché c'è una diagnosi differenziale, non è che evidentemente arriva un addome acuto, quindi bisogna prima di portare il paziente in sala operatoria, perché in genere il trattamento è prevalentemente chirurgico, bisogna avere almeno le idee chiare di quelle a cui il chirurgo può andare incontro. Evidentemente, aprendo l'addome, ci possono essere delle sorprese in questo caso. In questo sta evidentemente l'adattamento, la duttilità del chirurgo che entra anche in sala operatoria per un motivo, e poi le cause sono tutt'altre. Per cui noi dividiamo regolarmente l'addome in 9 parti, la parte superiore dell'addome in tre quadranti, la parte media in altri 3 e la parte inferiore in altri 3. Quindi ipocondrio destro, proprio destro e sinistro sotto le coste, l'epigastrio sotto lo sterno, fianco destro, fianco sinistro, il mesogastrio attorno all'ombelico, poi fossa iliaca destra, fossa iliaca sinistra ai lati del pube e l'ipogastrio a livello, la regione sovrapubica. Allora, per ogni quadrante, per ogni zona, diciamo, per ogni zona ci sono degli organi in quella zona specifica. Per esempio, in ipocondrio destro, quando il dolore è specificamente sotto le coste, a destra, evidentemente, la cosa più probabile sia una colicistite acuta gangrenosa, quindi la colica biliare. Però ci possono essere colangiti, tumori del fegato, tumore della colecisti, un ascesso epatico, un tumore della flessura destra del colon che abbiamo trattato precedentemente. Dolore renale, anche se il rene è un organo retroperitoneale, poi l'uretere diventa intraperitoneale, per cui il dolore si diffonde dentro l'addome. Per cui l'ulcera perforata, anche una pleurite basale, pleuropolmonite basale destra può dare una sintomatologia in ipocondrio destro anche abbastanza acuta. Ma in realtà non si tratta di un problema chirurgico in quel caso, ma di un problema medico, perché noi dobbiamo ricordare che se consideriamo l'addome in un piano, una stanza di un piano inferiore, di un piano terra, e il torace dove sono ubicati i polmoni superiore, praticamente il tetto dell'addome diventa il diaframma, mentre il diaframma stesso è il pavimento del torace, per cui c'è questo muscolo che divide, questo muscolo sottile e largo che divide le due camere, per cui si può diffondere l'infiammazione di una pleurite basale destra e dare una sintomatologia addominale. Quindi la diagnosi è differenziale, basta avere una sintomatologia in un settore, in un quadrante, la testa gira su quello che potrebbe essere di tutte queste possibilità che ho dato per l'ipocondrio destro, e così ci sono altre possibilità per l'epigastrio, per esempio quando c'è un dolore sotto lo sterno, la parte inferiore dell'appendice xifoide, praticamente può essere un'ulcera invasativa, può essere un'ulcera perforata, ma può essere anche un infarto del miocardio, perché il sacco, quindi il pericardio dove è ubicato il cuore, poggia su quel benedetto diaframma che dicevamo, per cui l'infiammazione può dare una sintomatologia addominale, non una sintomatologia cardiaca, e così di seguito. Così in ipocondrio sinistro la diagnosi differenziale si fa anche tra altre patologie. Quello più comune, per esempio, in fossa iliaca destra, dove è ubicata l'appendice, ma sono ubicati anche gli annessi, quindi la tuba e l'ovaio nelle donne, per cui diagnosi differenziale di un'infiammazione, di uno scoppio di follicolo, di un'annessite, rispetto all'appendicite acuta. Questa è una neoplasia del colon destro, e qui
ha grande importanza anche l'età. Se io trovo una giovane, è raro che ci sia un giovane, una giovane, è raro che ci sia una neoplasia, ma se mi viene un paziente di 70 anni con una sindromatologia simile appendicolare, io devo prima sospettare, prima di dire di operarlo per un'appendicite, devo fare degli accertamenti tali che mi escludono prima la patologia più seria, che potrebbe essere un tumore del cieco, che può simulare, può succedere questo. Per cui la diagnosi differenziale varia nella testa del chirurgo che visita quel determinato paziente, evidentemente, a seconda delle zone interessate. Che interessate. Allora suppongo che allo stesso modo, alla stregua della diagnosi, vi siano molteplici come dire, modalità di terapia anche. Modalità di terapia e anche, come avevamo detto, il dolore è la prima cosa principale, la visita è importante in questo discorso, il laboratorio mi supporta se c'è un'infiammazione, i globuli bianchi sono aumentati prevalentemente la parte neutrofila dei globuli bianchi. Così pure la radiologia mi può dare un buon ausilio, per esempio anche la diretta addome mi può far vedere se ci sono dei livelli, l'TAC se c'è un ispezzimento in una regione del colon per cui si presume che sia qualcosa di neoplastico. Quindi la terapia chirurgica varia evidentemente e la terapia varia a seconda del tipo di patologia. Prima di tutto cercare di compensare con la terapia medica quello che avevamo detto, le alterazioni di ordine generale, tipo l'ipovolemia e la sepsi, quindi l'antibiotici, terapia infusionale, anche albumina, quindi proteine. E poi con l'idea che uno si è fatto va in sala operatoria per capire se si parte da un'appendicite, se si parte, e quindi varia anche dalla sintomatologia che il singolo paziente, quindi modulare tutto in base al paziente. Non esiste la malattia, ma esiste il paziente nel suo complesso. E l'intervento come linea generale, rimozione della causa scatenante. Abbiamo detto appendicectomia, colecistectomia, ulcera perforata, tumore del colon, diverticolite perforata, che sono delle patologie abbastanza serie. Quindi una volta dopo la rimozione della causa, diciamo, l'altro concetto è di ridurre la carica batterica del peritoneo, per cui si fanno dei lavaggi anche dell'ordine di, con la fisiologica, dell'ordine di usare 3-5 litri di lavare e drenarla, evidentemente aspirarla, che ci sono degli aspiratori, e così quando ci sono. Quando non ci sono, questo è essenziale, evidentemente la sala operatoria non può aprire se non ci siano queste cose proprio essenziali, ed eventualmente anche mettere dei drenaggi una volta fatte queste due prime passaggi, di modo che anche se ci sono negli ambratti della cavità peritoneale dei residui batterici vengono praticamente attraverso il drenaggio, l'infezione viene fuori, e così di seguito di volta in volta di decidere la procedura che si deve fare. Adottare. Appunto. Qua c'ho degli esempi, per esempio di quelle più frequenti, appunto dell'appendicite acuta, infatti nella prima, seconda decade della vita dell'individuo. Evidentemente se mi trovo un paziente, come ho detto precedentemente, di 60-70 anni con una sintomatologia appendicolare, prima di dire che è un appendice devo fare un TAC per eventualmente togliermi il dubbio che ci sia un ispessimento della parete che mi porta all'idea di che possa avere qualcosa di più serio, tipo una neoplasia del cieco in questo caso. E quindi cercare di arrivare, diciamo, prima di portare il paziente in sala operatoria, a una diagnosi di massima, che in genere per l'80% con tutta la diagnostica che abbiamo a disposizione, poi realmente è quello dell'idea che ci siamo fatti dell'80-90%, però in certi casi ci sono delle sorprese, per esempio in certi pazienti il volvolo, l'ho detto precedentemente, che è una rotazione sul proprio asse dell'intestino, è una patologia rara, però in certi casi si riscontra, per cui uno non parte con quell'idea, parte magari con il riscontro di un tumore del colon sinistro, ma trovi un volvolo del sigma in un sigma con dei mesi abbastanza lunghi. E quindi
modulare poi l'intervento chirurgico a seconda di quello che uno evidentemente trova. Qua abbiamo degli esempi di appendicite fatta per via laparoscopica, con l'asportazione appunto per via laparoscopica, frequentemente per via laparoscopica si agisce anche per una colicistite acuta gangrenosa, ed è abbastanza frequente anche questo, del pari dell'appendice pressappoco in termini di frequenza. E questo è appunto il dolore, non è più in fossa iliaca destra ma in ipocondro destro, una manovra molto significativa è la manovra di Murphy, è un dolore particolare che appena tocco sotto le costole al paziente, se lo invito a respirare profondamente, non riesce a completare il respiro, a prolungare il respiro, perché sente dolore, perché c'è la colecista a contatto con la mano che fa la visita, e quindi spontaneamente si blocca nel suo respiro. Così ci sono delle immagini appunto di interventi per via laparoscopica per la colecisti, ma già questo l'avevamo in un precedente incontro, l'avevamo accennato, abbastanza ampia, approfondita. Sì. Bene, dottore, io la ringrazio perché come sempre è riuscito a darci delle spiegazioni abbastanza chiare. E volevo anche sottolineare, perché è giusto anche in qualche modo confortare i nostri telespettatori, il carattere descrittivo che la caratterizza in effetti è abbastanza serafico, perché nonostante tutto sono patologie più o meno diffuse, lei riesce perfettamente, veramente in maniera quasi pittorica, a descrivere, a scandagliare quelle che sono le dinamiche anche di quelle che sono le patologie descritte, però in qualche modo presuppone sempre il tutto una cura inevitabilmente. Sì, sì. Sempre rarissimi casi, esatto. Appunto, diciamo, se si dà effettivamente senso a un dolore di una certa entità e si viene in ospedale, non si arriva a quelle forme in cui il paziente è scioccato. Anche se, volendo, raramente succede questo, specialmente io lavorando a Bronte, c'è un'utenza anche nelle zone di Cesarò, di Santa Domenica Vittoria, con persone anche abituate a sopportare il dolore, e spesso vengono in casi veramente estremi. Ma purtuttavia, se è un fisico che non ha altre patologie gravi cardiologiche o respiratorie, diciamo con le tecnologie attuali, con l'intervento, con i supporti anche di ordine diciamo di nutrizione parenterale, io parlo in modo anche allegro, perché nella grandissima percentuale dei casi evidentemente l'esito finale è positivo, tranne che poi c'è una malattia di base e troviamo un tumore già diffuso, l'intervento sicuramente lo supera, però la diffusione del tumore del colon, del tumore dello stomaco, ha sempre la sua evoluzione, la malattia, per cui in quel caso non è per l'intervento, anche se è stato il paziente è arrivato diciamo in un grado abbastanza avanzato di quel percorso che fa la malattia in se stesso, però poi la malattia di base ha il sopravvento dopo un anno, dopo due anni, quindi, ma se è di una patologia benigna, in genere è difficile che succeda qualcosa diciamo di negativo. Diciamo che è possibile anche parlare di risvolti positivi, grazie anche alla professionalità di dottori di medici come lei, che lavorano in maniera assolutamente certosina e meticolosa. Va bene, dottore, io la ringrazio anche per questo appuntamento, abbiamo concluso, quindi rinnoviamo chiaramente i nostri telespettatori a seguirci per la prossima puntata, perché tratteremo un altro importante e interessantissimo argomento. Ricordo anche di inviarci le vostre email all'indirizzo che vedete in sovraimpressione, in modo da poter in qualche modo chiederci qualunque cosa vogliate. Chiaramente il dottore risponderà in diretta insieme a me, insieme a voi che ci seguite da casa. Un grazie ai nostri cameraman, Salvo Dio lo sai, Agatino Catalano. Ancora grazie dottore. Grazie a tutti voi. Benissimo. E la buona serata. Buona serata a tutti, grazie.